siccome lo abbiamo detto continuamente, c'è la campagna elettorale e Beatrice Lorenzin nel Lazio è impegnata, sentiamo anche lei, dopo aver sentito quello che ha detto il senatore Gasparri, che cosa possiamo aggiungere in più? Allora, scusate, a parte le promesse, no? Le promesse, si diceva, l'IMU la cancelliamo, è possibile cancellare quest'IMU? È possibile cancellare l'IMU sulla prima casa in modo netto. Io ne approfitto di questo consesso. Innanzitutto ringrazio anch'io Paolo Righi perché, per il lavoro fatto e perché per noi ci offre anche la possibilità di confrontarci con gli operatori, non durante la campagna elettorale, ma anche per i mesi prossimi che ci saranno, perché dovremo mettere in campo una serie di provvedimenti seri e non è facile trovare dei momenti di confronto così. In più io vi ringrazio due volte perché, ahimè, io ho fatto parte di due commissioni dove molte delle cose raccontate qua si sono costruite o smontate, quindi molte cose che vengono dette sono totalmente inesatte, altre sono fantasie. Allora io sono stata nella commissione bicamerale per il federalismo, che è la famosa commissione che ha costruito l'IMU. Sì. In più ho fatto il relatore durante il decreto semplificazione, ero il capogruppo per il mio partito, sono in commissione con l'onorevole Mantini, sul decreto semplificazione dove c'erano tutti gli emendamenti, alcuni dei quali passati, altri no, così individuiamo anche quali sono i nemici poi veri, che spesso non sono in Parlamento, per quanto riguardava tutto il mondo delle costruzioni, in particolare, è inutile che vi parlo del resto, sull'agenda digitale. Cosa è accaduto in questi ultimi due anni? Cercherò di essere molto sintetica. Ne approfitto, non faccio slogan da campagna elettorale, ci sono già stati, potrei fare una polemica vivacissima, sì. Sono anche abbastanza brava a farlo, però preferisco invece approfittare dell'occasione per fare un ragionamento. Quando noi abbiamo fatto l'IMU era la tassa sul cosiddetto fiscalità dei municipi, cioè rientrava all'interno di tutta la costruzione del pacchetto del federalismo fiscale, sarebbe entrata in vigore nel 2014, non era una tassa sulla prima casa, prima cosa, aveva un tetto che è il cosiddetto saldo invariato, nel senso che la complessività della somma delle tasse non poteva assolutamente superare quella esistente per il cittadino e lasciava la libertà ai sindaci di contrattare la fiscalità municipale con i loro elettori e quindi i sindaci si assumevano una responsabilità nei confronti del proprio elettorato, che è quella molto semplice, io ti chiedo le tasse ma ti do in cambio dei servizi, ed era una tassa che doveva coprire complessivamente tutti i servizi delle amministrazioni comunali e non si reintroduceva la tassa sulla prima casa, era fuori. Questo era il pacchetto del federalismo fiscale, sarebbe entrato in vigore nel 2014. Cosa accade? Cade il governo, e ringrazio ancora l'onorevole Gianfranco Fini per questo motivo, lo ringrazia penso anche il suo partito che è stato distrutto, subentra il governo Monti e noi cominciamo la prima fase, vi ricordate la luna di miele dei 100 giorni del governo Monti dove era arrivato il salvatore dell'Italia, dove tutti quanti i mercati internazionali, Obama, la Merkel, Sarkozy, tutti viva viva Monti. La prima operazione per il fondo salva stati vengono fatte due cose, una la riforma delle pensioni con decreto che noi non abbiamo neanche potuto vedere in commissione, la seconda l'IMU. L'IMU viene presentata come quello che è, cioè una patrimoniale strutturale. Noi diciamo, siamo assolutamente contrari che questa tassa venga ritrasformata così. Non la vogliamo sulla prima casa, la vogliamo rateizzata e la vogliamo una tantum. Abbiamo provato a mediare, siamo stati accontentati soltanto sul fatto delle deduzioni per i carichi familiari e sulla possibilità quindi di fare dei piccoli interventi. Vado oltre, se voi ricordate bene, a giugno, cioè prima della prima rata, ancora non si sapeva gli uffici, il MEF non riusciva a darci gli indici di quanto avrebbero pagato i cittadini italiani. Quindi c'è stato un cortocircuito, cioè dove stavano quelli del tesoro? Noi interrogazioni, mozioni, tutti devo dire, perché era incredibile che all'approvazione di una legge con decreto, a cui c'erano poi decreti attuativi, il cittadino, ma non solo il cittadino, il parlamentare non avesse un resoconto da parte del MEF di quanto era il gettito
preposto. Quando sono arrivate le prime stime, noi abbiamo detto fermi tutti, questa è una cosa insostenibile dal sistema delle famiglie italiane, ma anche dall'impresa italiana, dal settore edilizio. Cioè quello che è accaduto adesso era già tutto scritto. È cominciato un braccio di ferro che è colmato col fatto che noi abbiamo di fatto tolto la fiducia al governo Monti. Questa per dare una ricostruzione della storia, che può servire o non servire, ma credo che sia necessario per mettere i punti in campo. Si può togliere l'IMU sulla prima casa? Sì. Quanto servono? Servono 4 miliardi di euro. Da dove si prendono 4 miliardi di euro? Perché questo io vi devo dire, non vi devo dire solo bravi, vi devo dire si fa in questo modo. I 4 miliardi di euro, che oltre a essere ovviamente la cifra per la ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena, è però il dato, è un dato, a meno l'avessimo nazionalizzata, però purtroppo non si può più fare. Abbiamo un noi ricaviamo, a parte vi lascerò il nostro programma fiscale che riguarda come togliere un punto percentuale di tasse nei prossimi 5 anni nel paese e come abbattendo il debito pubblico di 400 miliardi. È ovvio che sono scelte. Io non vi dico che se noi facciamo questa operazione tutto il sistema Italia rimane uguale. Vi dico che invece che noi come classe politica dobbiamo assumerci la capacità di una scelta, che non può essere tutto a tutti, ma scegliere quello che è veramente necessario per rimettere in moto il paese, per farlo crescere. Quindi io non vi do il sussidio garantito, dico mettiamo le imprese in modo di poter camminare e creare occupazione, così da non avere i sussidi di disoccupazione ma avere il posto di lavoro, che è una cosa diversa, vuol dire valorizzare chi crea lavoro, non punirlo e vedere come il cattivo. Allora, detto questo approccio culturale, noi i primi 16 miliardi di euro li ricaviamo così, 7 miliardi di euro vengono ricavati semplicemente con l'accordo che stavamo provando a fare con la Svizzera per il recupero dei beni one-off, sì. Cioè dei soldi che sono in Svizzera, sono 7 miliardi di euro per 5 anni. Gli altri 7 miliardi di euro si ricavano da una manovra molto semplice. C'è una commissione di studio che è capeggiata dal sottosegretario Ceriani Vieri Ceriani, ecco, mi scusi, avevo un braccio di parole, che ha conteggiato 254 miliardi di euro di agevolazioni fiscali che l'Italia, che noi paghiamo ogni anno. Al netto di quello che viene dato giustamente alle famiglie e alle imprese, viene calcolato che c'è un 20% di sprechi in queste agevolazioni fiscali, a parte Confindustria che ha detto che non le vuole. Ma se soltanto noi toccassimo il 2% di quel 20%, noi arriviamo a 7 miliardi di euro. Voi avete capito che l'IMU è 4 miliardi. Quindi c'è stato un atteggiamento totalmente ideologico su questa tassa, perché non ci stavano che avevamo tolto l'ICI sulla prima casa e quindi dovevano in qualche modo rimetterla. Questo è stato un atteggiamento ideologico. Io contesto anche la possibilità di una rimodulazione e anche l'impostazione che dà il Partito Democratico, perché il Partito Democratico dice bene, mettiamola con una soglia di 500 euro. Ora, voi di chi prima pagava 500 euro? Voi siete operatori, siete professionisti del settore. Voi sapete benissimo che fare questo tipo di calcoli in Italia costituisce delle sperequazioni incredibili. Perché io posso essere il classico pensionato che ho comprato una casa 50 anni fa. Una casa di 400-300 metri quadrati, una volta erano così le case, erano fatte per le famiglie numerose. Il mio reddito casomai è di 1.500-1.800 euro mensili di pensione, ma quella casa adesso a me vale 1 milione di euro, ma io chi me li dà i soldi per pagare? Cioè ci sono delle situazioni che sono la realtà delle famiglie italiane. Io vi do l'esempio, ve lo porto l'esempio tipico di un'ingiustizia tipica. Io, la mia famiglia, io parto sempre da casa mia nelle valutazioni, perché tu guardi a casa tua e capisci forse meglio le cose. La mia famiglia di origine è la classica famiglia italiana,
padre, madre e mia madre non lavora, sono pensionati, mio padre ha 78 anni e mia nonna, che grazie a Dio è ancora viva, ce n'ha 91, che vive a casa con i miei genitori. Ora, mio padre ha una casa sola di proprietà, comprata con tutti i sacrifici della sua famiglia, della sua vita, era un lavoratore dipendente. Una casa che aveva comprato ad un prezzo normalissimo, oggi è considerata una casa pesante. Mio padre, l'ICI di quella casa, non riesce a pagarla. Sono i figli che aiutano i genitori. Cioè, ci sono tantissime famiglie così. Ora, io faccio il deputato, mio fratello fa il poliziotto, l'agente di polizia, quindi non è che... Parlo di una famiglia normale italiana. Allora, è pieno di famiglie in queste condizioni. Allora, voi parlate del vostro settore. Io credo che l'ICI sulla prima casa sia un'ingiustizia, perché la casa è il valore primo degli italiani. Su questo qui io ritengo che sia una tassa che non ha senso di esserci. Può essere sostituita da altre, diciamo, da altri lavoro sugli sprechi. Do un altro elemento. Voi, per agevolare il vostro settore, cioè per far ripartire l'economia, noi abbiamo fatto la legge sul project financing, sono state fatte una serie di norme per trovare nuovi strumenti per agevolare anche il pubblico, non soltanto il settore privato. Qui è tutto il settore immobiliare che ha un volano. Ora, è evidente che c'è un freno fortissimo da parte di un apparato della pubblica amministrazione ogni volta che noi presentiamo norme per la semplificazione amministrativa. Io l'ho visto anche nella mia esperienza personale, tutte le norme, portavamo avanti gli emendamenti delle associazioni di categoria, compresa la vostra, sono state dichiarate inammissibili. C'è una lotta continua e forte tra gli apparati e i settori per quello che riguarda la semplificazione. Perché? Chi ci guadagna a non semplificare nel nostro paese? Questa è una domanda che dobbiamo tenerci tutti a mente. Certamente non è la classe politica che ci guadagna, c'è qualcuno che lucra sulla non semplificazione. Bisogna riformare anche la pubblica amministrazione. No, bisogna continuare, perché ogni volta che si prova a riformare la pubblica amministrazione accade qualcosa che blocca questo tipo di cambiamento. Questo devono essere degli elementi di valutazione che, visto che non siamo a fare una conferenza così, ma a parlare di settori, che nel momento che si fa un approccio come quello che voi avete proposto, che è un approccio integrato, si tenga conto. Per riformare questo settore e dare un volano bisogna sicuramente abbassare le tasse e sicuramente intervenire in modo forte, deciso, senza tentennamenti, su tutto il rapporto tra pubblica amministrazione e settori. Grazie, Beatrice Lorenzin.